Amici interconnessi all'ascolto, buongiorno da Alberto Fiano qui da Radio Roma Sport. È esattamente martedì 2 giugno, ore 12:15. Bellissima giornata qui a Roma e andiamo ad analizzare il punto sul campionato che si è concluso 48 ore fa. Bene, la Juventus ha ribadito che è la squadra più forte sotto ogni profilo, ossia di gestione dirigenziale, finanziario, agonistico, tecnico, tattico, di organico. Quindi ha dettato legge ancora una volta in Italia. E la Lazio è stata la vera rivelazione di questo campionato, andando a vincere al San Paolo una partita rocambolesca. Per il Napoli addirittura un Caracchini, perché ha avuto ampiamente alla portata le occasioni per far sua la gara e aggiudicarsi lei i playoff di Champions League. Clamoroso il rigore sbagliato da Higuaín, potrebbe essere anzi il suo passo addio in maglia partenopea. E comunque la Lazio di Pioli ha fatto veramente un campionato dove ha sovvertito ogni pronostico e soprattutto sotto il profilo del gioco è stata forse la migliore insieme all'Empoli di Sarri. E delusione ovviamente per la Roma, purtroppo la Roma è stata quella che era candidata come principale antagonista della Juventus a inizio stagione, però poi soprattutto per colpe sue ha avuto molto da recriminare e quindi solamente grazie al colpo di coda della vittoria del derby del 24 maggio corrente anno ha parzialmente salvato una stagione anche con l'acquisizione certa del secondo posto, che altrimenti sarebbe stata fallimentare, visto soprattutto quali erano le premesse e visto anche le dichiarazioni di inizio stagione dei protagonisti. Ci sorge una domanda a tal punto. E soprattutto dopo le dichiarazioni sciocche di Garcia alla vigilia di Roma-Palermo, che ormai come può questa dirigenza non accorgersi che il feeling tra lo spogliatoio e Garcia si sia completamente rotto e soprattutto dopo queste dichiarazioni dove lui stesso dice che non c'è competizione neanche per il prossimo anno, come anche al gruppo, che messaggio di mentalità dà, magari vincente o di stimoli? Per far sì che la Roma possa andare a competere con la Juventus, almeno rendendole la vita difficile e tenendo vita a una sorta di incertezza scudetto fino all'ultima giornata. Questo è un punto interrogativo che pesa come un macigno sul futuro prossimo della Roma. Altra cosa, sia Roma che Inter sono, diciamo, nell'occhio del fair play finanziario dell'UEFA. Bene, ci chiediamo come fa allora un Inter che non ha i soldi dall'UEFA per la partecipazione, visto la mancata partecipazione alle coppe europee, mentre la Roma adesso può subito avere a disposizione 40 milioni di euro per accesso diretto alla Champions League. Come fa un Inter che ha una restrizione, una sanzione e dall'UEFA del fair play finanziario maggiore rispetto alla Roma a trattare e voler comprare a titolo definitivo gente come Benassia, Yaya Touré, Aubameyang, Fekir, l'astro nascente del Lione, rivelazione del campionato francese. E insomma è un controsenso bello e buono, perché anche se ne compri solo due o tre di questi qui, come dire, fai una devi affrontare una spesa oltre i 45-50 milioni di euro. Quindi anche questa è una cosa che poi chi di dovere dovrà spiegarci e fornire delle spiegazioni alquanto convincenti e reali, perché altrimenti, non per voler essere maliziosi, ma sorge ovviamente dei dubbi e anche di malafede sull'operato di certe persone e anche sull'equità della giustizia che bisogna applicare in ugual misura a chiunque squadra, sia se si chiama Empoli, sia se si chiama Inter o Manchester United o Roma o che dir si voglia. Infatti, apro proprio una parentesi di calcio internazionale, scandaloso anche a mio avviso, visto tutte le polemiche del caso, aver rieletto, e anche per motivi anagrafici suoi, Blatter nuovamente presidente della FIFA per altri 4 anni. E, tornando alla Roma, diciamo appunto che noi ci auguriamo per il bene della Roma che un rapporto quando ormai è finito deve
deve concludersi per buona pace di ambo le parti. È inutile trascinarsi per forza un rapporto che ormai è, diciamo, da riparare un po' in tutte le sue parti, come quando una storia d'amore finisce ma si vuole per forza tirare avanti per rispetto di quei sentimenti che ci sono stati e magari non ci sono più. A volte dei tagli netti sono imprescindibili. Dalla serie il medico pietoso ha fatto la ferita infetta, quindi ripeto che a mio avviso García ha fatto il suo tempo alla Roma, come fece anche Franco Sensi quando ancora aveva sotto contratto Zeman e si liberò Fabio Capello, non esitò a dare il bel servito al Boemo e a ingaggiare l'allora tecnico più vincente che ci fosse sul mercato. Infatti 12 mesi dopo arrivò il terzo scudetto. Uguale dovrebbe fare Pallotta, ci sono tecnici adesso liberi che sono tecnici vincenti, che possono garantire un progetto vincente. Quindi vedi il primo Carlo Ancelotti, che ha manifestato più volte anche lui l'intenzione o il desiderio di poter tornare alla Roma come mister. Vedi Jürgen Klopp, artefice del miracolo Borussia Dortmund, oppure ottimi allenatori che vacillano come, perché no, Vincenzo Montella, o meglio ancora quello che per me sarebbe il migliore e l'ideale per questa Roma, per questo gruppo, visto le sue grandi doti di mentalità vincente, di pugno di ferro che ci vorrebbe con alcuni giocatori che vestono ora la maglia giallorossa e che vacilla sulla panchina azzurra per motivi suoi personali, ossia Antonio Conte. Quindi perché Pallotta non fai la stessa cosa? Ci vuole una società più presente, tipo la Juventus. La Juventus è forte perché ha una società forte alle spalle. La Roma deve crescere anche in questo. La Roma deve crescere come mentalità anche di squadra, perché la Juventus, anche dopo aver conquistato matematicamente la certezza dello scudetto, ha continuato a giocare anche con 5-6 elementi che non facevano parte dell'11 base, partendo dal primo all'ultimo minuto in campo, a giocare con la solita fame di vittoria, con la solita ambizione, con la solita mentalità vincente, proprio a voler annullare ed annichilire l'avversario. Guardiamo col 3-1 del Napoli, sul Napoli, guardiamo la vittoria a Milano con l'Inter, che sotto l'aspetto motivazionale era molto più galvanizzata o interessata a lei, visto che era in piena corsa per l'Europa League. Invece la Roma ha appena ottenuto quello che voleva, ossia il secondo posto, ha proprio mollato mentalmente, andando incontro a una brutta figura con il Palermo, e lì si è perso più che la partita, si è perso un'occasione di crescita, un'occasione di ribadire che, insomma, il successo del derby, come alcuni malini sostengono, anche se non così non è stata una casualità, un'occasione per dire dall'altra sponda del Tevere, ma solo per un punto, per il rotto della cuffia. Quindi questa è la mentalità in cui la Roma deve cercare di ridurre il gap adesso enorme con la Juventus, perché così anche si cresce, così anche si diventa una squadra vincente, e una squadra vincente non può permettersi di prendere sotto gamba nessun impegno, neanche le amichevoli estive del trofeo Birra Moretti, perché vincere aiuta a vincere. Ok, questa è il salto di qualità principale che deve fare la Roma. Quindi ci vuole in questo un mister che ti dia questa mentalità, che imponga alla squadra di giocare sempre ovunque al massimo, in qualsiasi competizione o partita o amichevole che sia, oppure di Champions League, di campionato, affrontando tutti con la stessa determinazione e voglia di vincere, sia le partite con le big squadre, con le grandi squadre, con i big match, e sia le partite con le provinciali, che poi sono i punti basilari per conquistare gli scudetti. E quest'anno anche, purtroppo, di troppi punti persi la Roma, soprattutto in casa e soprattutto con squadre nettamente inferiori alla sua portata rispetto al grande bagaglio tecnico di cui disponeva l'11 di García, ha lasciato perdere. Quindi ci auguriamo, insomma, che la prossima stagione sia
inizi sotto il migliore buon auspicio proprio con queste credenziali, oppure iniziando questo processo che ho appena enunciato di crescita, che è basilare per poter poi competere per i massimi traguardi. L'unica, ecco, ora chiudere la stagione con la finale di Champions League, tutti danno la Juventus come vittima un po' a sacrificare contro i marziani del Barça, ma per me a mio avviso così non sarà, anche se il Barça ovviamente è nettamente favorito alla conquista della Champions. Io credo che la Juventus possa veramente mettere in difficoltà, soprattutto nel reparto nevralgico del campo, sia il centrocampo, i fenomeni blaugrana, perché con gente come Vidal, Marchisio, Pirlo, Pogba, che fanno insieme un mixer di qualità, quantità, dinamismo, forza a centrocampo, i tre del Barça, soprattutto visto la lentezza un po' di Sergio Busquets, la quasi certa assenza di Iniesta, potrebbe veramente andare incontro a forti difficoltà contro l'11 di Allegri, che tatticamente magari è anche più organizzato rispetto a Luis Enrique. Quindi, per dare un po' le previsioni, vedo un 65% Barcellona ma un 35% Juventus, e penso e credo che se lo giocherà veramente fino alla morte la Juve questo suo 35% per compiere un'impresa, veramente un'impresa. L'estate poi va ad iniziare con l'apertura della Coppa America in Cile, dove a mio avviso l'Argentina, disponendo di un attacco come con Tevez, Messi, Higuain, Lavezzi, Agüero, è nettamente favorita, però poi ovviamente bisogna dimostrarlo sul campo. E quindi, per che altro dire, la Fiorentina anche di Montella, Fiorentina, Torino, Empoli stanno un po' sulle spine perché in settimana si saprà cosa vorranno fare i loro tecnici, e quindi per il resto, ecco, si è chiuso un altro campionato che soprattutto sotto il profilo dello spettacolo, della competitività, poteva e magari doveva dare di più. Per questo collegamento e questa analisi di fine stagione è tutto. Vi ricordo gli appuntamenti, sempre non mancate il lunedì e il venerdì mattina dalle ore 11.15, 11.30, 11.25 all'incirca, fino alle ore 13, di seguirci nella trasmissione ogni maledetta domenica, e il Tribunale On Air sul canale della piattaforma Spreaker, pronostico On Air, condotta dal mio amico Guglielmo Timpano, con in studio il sottoscritto, Flavio Maretassotti, e interventi telefonici di tanti opinionisti importanti dell'etere romano, del giornalismo sportivo. Poi vi ricordiamo anche il venerdì pomeriggio, sempre di seguire su Stap Radio e RDA Radio, la trasmissione del grande Roberto De Angelis con Stefano Tini a Questa è la Roma, dove interverrà anche come opinionista il sottoscritto che ora vi sta parlando. Vi ricordiamo di seguire anche ogni venerdì su Rete Oro dalle ore 21.15 alle ore 23.30 la trasmissione sportiva televisiva più seguita dell'etere romano regionale, ossia il Tribunale delle Romane. Così, e vi ricordiamo che sabato 6 giugno, sempre sul canale della piattaforma Spreaker, che vi ho ora detto, dove trasmettiamo il lunedì e il venerdì mattina ogni maledetta domenica e il Tribunale On Air, di seguire la cronaca diretta dell'incontro di calcio Barcellona-Juventus valevole per la finale di Champions League, con in studio in cronaca il mio amico Guglielmo Timpano, il sottoscritto come commento tecnico, Flavio Maretassotta ai social, perché chi volesse intervenire o interagire, e Nicola Di Bonis, inviato di Sila Juventus da Berlino. Per questo collegamento è tutto, vi ringraziamo e seguiteci sempre più numerosi. Ciao!